perché lotto, perché mi emoziono ancora, perché questa è una comunità che ti prende, perché questo paese ha bisogno di recuperare buona politica, sana politica, autorevolezza della politica. E per recuperare autorevolezza della politica c'è bisogno di una comunità che ci crede, che si mette in gioco, di una comunità che ragiona, che costruisce programmi, come abbiamo cercato di fare nei tavoli di ieri, come abbiamo fatto in questi anni, come dobbiamo continuare a fare. Matteo, hai ragione. I 1000 giorni non ce li toglie nessuno, ma parliamo dei 1000 giorni. Parliamo. Non facciamoci intimidire da quelli che dicono propagandate quello che avete fatto. Quello che abbiamo fatto sta cambiando il volto di questo paese. Quello che abbiamo fatto, a chi ci chiede discontinuità, diciamolo. Eravamo sull'orlo del baratro, ci eravamo consegnati ai tecnocrati, al rigorismo, a se dovevamo stare 0 punto in più o 0 punto in meno rispetto alle spese necessarie. Abbiamo preso il coraggio di dire scelte concrete, scelte che fanno discutere, scelte che fanno rumore, perché solo chi pensa di assecondare l'onda non crea discussione. E abbiamo avuto il coraggio di farlo, e i 1000 giorni dicono questo. 968.000 posti di lavoro in più non ci sarebbero stati, e la discontinuità su che cosa la si vuole? Su questo dobbiamo tornare al 43.6% di disoccupazione giovanile, o dobbiamo provare a costruire un futuro per questi ragazzi? E lo devono fare anche quelli della mia generazione, che devono avere la capacità di sapere invecchiare e di fare un passo indietro. Oppure dobbiamo tornare indietro rispetto alle scelte che abbiamo fatto sul lavoro dei ragazzi e delle ragazze, sul lavoro che è stato creato e che finalmente ci dice che anche nel mezzogiorno si riparte con le assunzioni, e si riparte con le assunzioni in modo particolare di quelli che sono laureati. E quindi noi stiamo dando una risposta non sufficiente ancora, ma sicuramente a quella esigenza impellente che tutti dobbiamo avvertire, che è quello di provare a costruire un futuro che è fatto non di assistenzialismo, ma che è fatto di lavoro vero. La discontinuità rispetto a che cosa? Rispetto a chi ha pensato che nell'Italia ci doveva essere un patto al nord impresa, lavoro, nel mezzogiorno assegni di invalidità, e poi la corte di quelli che si scandalizzavano perché nel mezzogiorno c'erano troppe pensioni di invalidità. Noi l'abbiamo rotto questo patto, abbiamo detto misure concrete che vanno ad incidere su quei punti che sono così incancreniti, che non portano ad investire, che non portano gli imprenditori a scommettere, che non portano i ragazzi e le ragazze a misurarsi con le start-up. Abbiamo fatto una scommessa, e io credo che i risultati ci dicono che non solo non dobbiamo consegnarci alla discontinuità, ma che dobbiamo puntare ad andare avanti e misurarci con le pratiche migliori. Chi mi ha preceduto ha parlato dell'agricoltura, delle terre incolte. Discontinuità con che cosa? Lo chiedo a quelli che mi spiegano quanto sono di sinistra. Discontinuità rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che in questo paese da decenni, da un secolo, c'è il caporalato, e noi abbiamo avuto il coraggio di fare una legge contro il caporalato, e che oggi ci sono quelli consegnati alle patrie galere perché un giovane presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di scegliere la parte più difficile, la parte più debole. Noi discontinuità rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che diciamo ai sindaci: parte la banca delle terre incolte, mettiamole a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, diamo l'opportunità di accedere ai finanziamenti non passando dal comandante di turno, ma passando dal credito d'imposta, dagli strumenti automatici. Ecco, allora ci sarebbero tante cose da dire, ma quelli che ci vogliono spiegare
che si è di sinistra se si torna all'articolo 18. Io voglio dire, guardate le statistiche. Nel 2014, prima della riforma, ogni 100 assunzioni, meno di 15 lavoratori e lavoratrici godevano dell'articolo 18. E nel frattempo si andava evolvendo i rapporti di lavoro in negativo. Oggi si scopre perché c'è Amazon, ma lo sapete, nella logistica, quando c'era quella bellissima situazione dell'articolo 18, che cosa si determinava? Un caporalato gestito da false cooperative che ricattano i lavoratori e gli imprenditori. Noi lì andiamo a mettere le mani, noi lì andiamo ad incidere. E allora non andate a mettere cappello sulle manifestazioni promosse da organizzazioni sindacali sulla base di divisioni. Visto che volete parlare di sinistra, spendete un po' di vostro tempo, se vi avanza, rispetto agli insulti che fate a Renzi e al Partito Democratico, per tornare ai padri fondatori della sinistra e della sinistra sociale. Andate a leggere Di Vittorio, Lama, Trentin. Loro ci hanno detto che il mondo del lavoro si tutela se c'è unità. Loro ci hanno detto che devono muoversi quelli che sono più deboli. Se risulta vero che qualcuno ha detto ai lavoratori precari di Amazon non partecipate allo sciopero, io provo pena e anche un po' di vergogna per il fallimento che tutti abbiamo segnato. Il sindacato in questo paese è diventato grande, il diritto del lavoro è andato avanti, perché uomini come Di Vittorio hanno mobilitato i cafoni, hanno mobilitato i braccianti, hanno mobilitato i precari, non sono andati a rappresentare le fasce forti. E allora noi lì ci dobbiamo misurare, e allora noi lo dobbiamo dire come Partito Democratico. Tutte le piattaforme possono essere legittime, ma noi lavoriamo per l'unità della sinistra e per l'unità del movimento sindacale, due valori profondi. A quelli che si stanno interrogando, vengo adesso, vengo dopo, siamo un po' separati, siamo separati in casa, magari l'accordo lo facciamo dopo. Per favore, l'unità si costruisce adesso, dopo il voto non è più piattaforma unitaria. Dopo il voto è becera contrattazione. E allora va bene, chi mi ha preceduto a dire è tornato Berlusconi. Io non lo voglio chiedere, Deborah, a Berlusconi che è tornato. Lo voglio chiedere a quelli che come me hanno battagliato negli anni per affermare i diritti e i pensieri della sinistra. A quelli che mi hanno portato a votare la Fornero e a votare il governo Monti perché dovevamo salvare l'Italia, a quelli che hanno brindato il 4 di dicembre, ignorando che lì c'era una misura importante, che è come si cerca il lavoro in questo paese. L'80% in questo paese trovano il lavoro attraverso la rete amicale, parentale. E se avete bocciato quella riforma avete detto che i figli dei più deboli, che quelli del mezzogiorno, che quelli che nascono nelle famiglie con minori strumenti e con minori relazioni hanno minore possibilità di accedere a un diritto fondamentale come il lavoro. Allora un attimo, respiriamo tutti e decidiamo che se dobbiamo chiedere conto a Berlusconi che è tornato, qualcuno deve fare i conti con la propria azione politica. Noi lo contrastiamo Berlusconi. Chi pensa che invece di contrastare Berlusconi e i populismi vuole contrastare Matteo Renzi e il Partito Democratico è il maggiore alleato di quei populismi. E dopo non penso che ci sarà tempo. Ecco Matteo, questo è il messaggio che io ti voglio consegnare. Siamo stati qui, ci siamo confrontati, abbiamo approfondito, tieni insieme questa comunità nella continuità, perché noi possiamo essere fieri e orgogliosi
di quello che abbiamo fatto e che insieme a te abbiamo costruito. Buon lavoro a tutti!